Siamo favorevoli a riportare il punto del consolidato dal 7 al punto 4, ci mancherebbe, pure per mandare avanti i lavori dell'Aula, ma soprattutto rispetto anche all'organo di revisione. Però, come avevamo espresso, logicamente se l'organo di revisione emette un nuovo parere, era nostra intenzione quantomeno leggerlo. Allora io posso capire che magari non ci sono le tempistiche per fare una commissione, perché magari andremo troppo a lungo e poi magari lo stesso organo di revisione dovrebbe stare in aula per dare altre risposte a noi. Però chiediamo pure che ci venga dato del tempo a noi come opposizione di leggere e di interpretare noi stessi il nuovo parere. Grazie. Allora, consiglieri, però, allora, quello che dice l'organo di revisione, di revisori, i revisori dei conti qui in Consiglio Comunale è come se fosse messo per iscritto. Loro non sono obbligati a venire in commissione e ci stanno facendo un favore anche a presenziare e stare qui in Consiglio Comunale. Quindi noi facciamo tutte le domande del caso che riteniamo opportune e se il Presidente riesce a rispondere o vuole rispondere a tutto. Chiariamo qua. Poi se liberati il Consiglio, liberato i revisori, vuole fare una commissione bilancio ad hoc su quanto dichiarato e detto in aula, quindi verbalizzato come se fosse scritto dai revisori di conti, nessuno ci vieta di fare una commissione, ma i revisori di conti non è che possono partecipare alla commissione bilancio. Non sono neanche obbligati a partecipare al Consiglio, noi sappiamo bene. Senza tornare a ritroso negli anni precedenti, quante volte siamo stati in difficoltà che i revisori dei conti non venivano in Consiglio Comunale, oggi dobbiamo ringraziarli che sono qui da stamattina alle 8:30. Quindi io direi di presentare il punto, far intervenire loro, mettono a verbale quello che hanno rilevato nella nuova documentazione che gli è stata data e poi noi siamo liberi di proseguire la discussione in Consiglio oppure andare in Commissione, ma dopo aver esonerato e liberato i revisori dei conti. Credo che sia giusto e corretto non abusare della loro disponibilità. Allora, ha chiesto di intervenire il Vice Sindaco? Sì, volevo solamente Sì, verificare. prego. Allora, molto brevemente, l'integrazione al parere già che hanno espresso i revisori può essere letta dal Presidente e acquisita successivamente agli atti ai signori consiglieri. Dopodiché, chiaramente, nella lettura del parere il Presidente darà delle informazioni aggiuntive e potremo fare la nostra commissione di bilancio e poi procedere all'approvazione. Ecco, questa è una proposta metodologica che sottopongo a voi. Grazie. Grazie a lei, Assessore. La collega Fiasco, sempre in merito all'ordine dei lavori, non sto mettendo come interventi, quindi brevi, così cerchiamo di chiudere e iniziare la discussione del punto. Grazie Presidente, sarò brevissimo, concordo con quanto detto da lei, un ringraziamento doveroso ai revisori per la loro disponibilità e dichiaro subito in aula, dopo l'intervento dei revisori, eventuale commissione, chiedo anche eventualmente la commissione congiunta bilancio patrimonio perché è uscita fuori un'altra situazione molto anomala riguardante le mura del Valadier, sembrerebbe affittate per una festa privata. Grazie.